qualsiasi cosa sotto forma di video, inquadrandola anche mentre lavora. Mi piacerebbe raccontare il suo lavoro, far vedere 5 minuti di giardinaggio qui, ma soprattutto chiederle come funziona il suo lavoro in Pakistan, se ci sono differenze, capisci? Quanto lo pagano, non qua, in Pakistan. In Pakistan non ho mai fatto il giardiniere. Ah, da quanto tempo in Italia? 6 anni. Dico, posso inquadrarla, mi racconta queste due cose? Non ha problemi? Aspetti un attimo, è che mi preparo. Va bene anche da lì, eh? Come si chiama? Solo il nome, eh? Sì, Tala. Sala? Tala. Tala, intanto come vive un pakistano in Emilia Romagna, bene? Sì. Quanti anni ha? Io ho 23. Da quanto ha lasciato il Pakistan? Quanti anni aveva? 17? Sì. Qua c'è più lavoro, meno lavoro? Sì. Viene pagato meglio in proporzione il potere d'acquisto, no? Sì, sì. Se lei fa quello che fa qua in Pakistan, la pagano magari di più, ma il potere d'acquisto è inferiore. Sì. È d'accordo? Sì. Resterà qua tutta la vita o? Sì, sì. Come è arrivato qua? Cioè proprio con qui? I miei genitori, che mi hanno chiamato i miei genitori. Sì, cosa fanno loro? Mio papà faceva il cuoco. Uh-huh. Siamo dopo ha perso il lavoro, dopo diciamo che adesso ha più di 56 anni, adesso non lavora. Dove lavorava? È a Parma. Un ristorante che si chiama Donald Pond. Conosco. Ma il cuoco, primo cuoco? No, c'era mio zio e lui che faceva aiuto cuoco. Che mio zio lavorava lì da 17 anni. Lavora ancora lì? No, no. Lo zio no? No, lui si è trasferito in Inghilterra. Bene. Senta, mi dà un voto alla qualità della vita in Emilia Romagna vista da un pakistano? Io non ho davanti lei. Ho davanti minimo tutti i pakistani che vivono in Italia o in Emilia Romagna. Voto la vita in Pakistan e voto la vita in Emilia Romagna. In Pakistan darei 6 e qua 8. Diciamo che sta migliorando, però si potrebbero migliorare altre cose, come per esempio quando andiamo a rinnovare il permesso di soggiorno. Lì ti mettono più di un anno, diciamo, per rinnovare. Diciamo, ci sono tutti questi problemi che anche diciamo, quelle persone che stanno lavorando qua regolarmente, pagano le tasse, diciamo che hanno tutti i documenti regolari. Senta, a proposito, di nuovo il nome? Tala. Tala, con l'H anche? Sì, sì. T-H-A-L-A? T-A-L-H. Ok. Tala, e delle persone che ha citato, dei suoi parenti, nessuno è cittadino italiano ancora? Mio zio è cittadino italiano. Come ha fatto? Lui ha vissuto qua, diciamo, più di 17 anni. E quanti sono? Come funziona per arrivare alla cittadinanza? Allora, ha sposato un'italiana? No, no. Ah. Bisogna avere la residenza in Italia più di 10 anni. Uh-huh. Lui ha avuto la residenza quando ha avuto 10 anni. Poi quindi a lei mancano 4 anni, secondo me. Sì. Poi anch'io i contratti di lavoro? Sì, diciamo poi diciamo redditi di lavoro per gli ultimi 3 anni, poi il contratto di lavoro, le buste paghe, quelle cose lì. Mi diceva giardinaggio, manca là in fondo tutto? Sì, diciamo, quella zona lì viene, diciamo... Quanti siete? Qua siamo in 3. Tutti stranieri? No, allora, 2 italiani e io sono in pakistano. Di dove sono gli italiani? Allora, sono di qua, direi. Bello, affascinante. Io lo faccio, non l'ho mai fatto. Sì. Lo faccio a casa mia, in una casa che do in affitto, ma faccio anche fare, ad esempio, sono rimasto, siccome l'erba è lunga, sì. Allora continuamente si ferma il tosaerba. Questa è corta. Sì. Qua mi sentirei di essere competitivo, perché evidentemente voi lavorate. A casa mia in campagna è terribile, faccio un metro e si blocca. Ho anche finito il carburante, non me l'aspettavo. Bello, bello, bello. E di dove sono, mi diceva, i due italiani? Allora, uno è di qua, di questa zona, qua di San Quattro Castella, e l'altro ragazzo è di Carpi, però adesso abita qua sulla collina, sempre di Quattro Castelle. I giardinieri ci sono anche in Pakistan o poca roba? Ci sono, però diciamo sempre sul livello privato, diciamo, chi fa la sua casa, ci sono delle zone, diciamo... Nelle grandi città, diciamo che ci sono degli... Di dov'è? Io sono di Gujarat, in Pakistan. Abitanti? Là, diciamo, più di... Sarebbe come una città... Modena. Dove abita lei? Non l'indirizzo, il quartiere, la zona. Parma, quindi va dopo va a casa. Sì, sì.
mi scusi, la patente è la stessa. Io ho un inquilino egiziano che non paga, che mi fa dannare e dice una marea di bugie. E mi ha detto, ma sai, io ho la patente non in Qatar, aspetti, è in quell'altro paese, Dubai. Sì. Le risulta che la patente di là non vada bene qua? Secondo me, cioè, diciamo 7-8 anni fa, sì, si poteva cambiare. Adesso? Adesso no. Lei ha dovuto ridarla da capo? Sì, io ho cominciato diciamo, da zero? Sì. Poi, ma ce l'aveva là? Sì, là sì. Diciamo, se io ho la patente lì, quando io vengo qua in Italia, la prima residenza che faccio, no? Posso guidare fino a un anno la macchina qui anche in Italia. Con la sua patente? Sì. Diciamo, se mi ferma la polizia qualcuno, mi chiedono la residenza, se diciamo meno di un anno posso fargli vedere la patente, posso dire che sto facendo anche qua in Italia. Però diciamo in Italia bisogna fare da zero. Tra l'altro le ultime cose riguardano la ricerca del lavoro, l'ingaggio, no? E come è arrivato qua? Nel senso tramite una segnalazione, sì, un'agenzia interna, un parente che lavorava, sì, qua? Sì. Lavora ancora qua? No, adesso sì, è iniziato. Cosa faceva? Sempre questo? Lui sì, sempre trattorista in cantone. Avete la stessa divisa dei cantinieri, ho visto, eh? Sì, circa la maglia verde. La maglietta che abbiamo tutti. Voto al suo lavoro, lavoro di giardiniere, di giardinaggio? Alto, basso? A me piace tantissimo questo lavoro. Lo farà tutta la vita? Sì, sì. Felice di farlo tutta la vita? Sì, sì. Un lavoro che è sempre all'aria aperta. Sono d'accordo, anche se per me è impegnativo. Quando l'erba è lunga. Sì. Coltosa erba magari. Sì. Anche carino, ma non così. Sì, professionale. Lì, diciamo, dopo un po' si allena, facendo tutti i giorni. Grazie di cuore, eh.